L'Istituto Sacro Cuore di Romagnano Sesia cambia look. Sono infatti iniziati i lavori di efficientamento energetico dell'edificio, così come previsto dal bonus facciate 2021. La conclusione dei lavori è prevista per la metà di dicembre, ma l'intervento è stato pianificato in due step principali, in modo da evitare di avere sovrapposizione tra l'attività scolastica e quella di cantiere. Abbiamo intervistato il preside Paolo Usellini. Ecco cosa ci ha detto. Sono molti gli interventi in programma all'Istituto Sacro Cuore di Romagnano Sesia, un edificio storico, rivisitato e risistemato nel tempo, ma che adesso necessitava di una serie di interventi di un certo rilievo, in modo particolare sul cappotto della struttura. Beneficiando del 90% degli sgravi fiscali, l'Istituto ha così deciso di partire con questa serie di ristrutturazioni che non solo sono, prima di tutto, ci tengo a dirlo, nel rispetto dell'ambiente, perché verrà applicato un cappotto altamente ambientale, così viene definito da un punto di vista tecnico, ma e quindi in una scuola credo che questo abbia anche un grande valore educativo. E poi soprattutto perché la scuola vuole vedere, guardare lontano e anche avere edifici storici che vengono ristrutturati, risistemati sia da un punto di vista energetico sia da un punto di vista proprio strutturale, penso sia importante. Si dice spesso le scuole italiane sono vecchie o hanno edifici vecchi, ecco, possiamo dire che a Romagnano l'Istituto Sacro Cuore beneficerà di un ampio lavoro di ristrutturazione che porterà tante migliorie da un punto di vista strutturale, ma non solo. Dal prossimo anno partirà invece la sperimentazione della lingua straniera con il CLIL, ossia le materie, alcune materie curricolari, italiano, matematica, storia, geografia e scienze, verranno insegnate in lingua straniera, quindi in modo particolare in inglese. Come? Attraverso la cosiddetta spalla CLIL, insieme all'insegnante prevalente sarà presente un insegnante madrelingua inglese, grazie ad una bella collaborazione che è nata con l'Istituto Don Bosco di Borgo Manero, c'è un bel lavoro di insieme tra equip pedagogiche e in modo particolare c'è la novità della scuola, perché non solo si parla di ristrutturazione di ambiente, ma dobbiamo pensare soprattutto all'aspetto didattico. A Romagnano noi usiamo questo motto, la scuola della tradizione nell'innovazione, con le ore ad esempio di informatica dedicate ai social network, quindi all'educazione della strumentazione tecnologica, c'è l'attenzione particolare alla lingua straniera e all'inglese, ci sarà per chi desidererà la seconda lingua con lo spagnolo, e soprattutto l'attenzione ai bambini secondo le loro necessità. Questo anche un po' come nostro DNA non verrà mai a mancare.